Ah, sorpresa mia. Credevo che il caffè mi avrebbe graziato dalla immediatezza dell'intervento. Io intanto saluto tutti gli ospiti che vengono da fuori regione, che con il loro racconto, con la socializzazione delle loro esperienze, delle loro pratiche, possono aiutare una regione che è affamata di conoscenza, che cerca di imparare tutti i giorni e di comprendere che le cose di cui vi occupate non sono delegabili a strutture tecniche. Se c'è un settore in cui viva Dio, è proprio velleitario esercitare il primato della tecnica sulla politica, è il settore ambientale, ciò che riguarda la tutela di un valore che in qualche maniera ha un carattere fondativo di una nuova epoca, un carattere costituente anche dell'idea di democrazia. Se c'è un settore in cui è necessario che la politica ascolti ciò che le competenze tecniche, gli specialismi hanno da dire, ma poi si rivolga alla più grande opinione pubblica, agli stakeholders, al mondo del lavoro, al mondo dell'associazionismo giovanile, al mondo dell'impresa, perché credo che i problemi di cui parliamo, per come sono maturati, alludono non soltanto al bilancio che dobbiamo costruire di una storia di lungo periodo, qual è stata la storia dell'industrializzazione, soprattutto in alcune aree del paese, nel Mezzogiorno in maniera specifica, ma allude a come rilanciamo, al netto delle incombenze in termini di bonifica, riqualificazione, allude a quale deve essere la cultura dello sviluppo e della crescita che noi rendiamo sostenibile con la tutela e la difesa degli ecosistemi, con la tutela e la difesa della salute degli esseri umani. Quindi il vostro lavoro è importante, deve scuoterci, ma non deve essere appunto l'alibi perché la politica guardi da un'altra parte, non si impicci, tanto se ne occupano le strutture tecniche. Noi abbiamo davvero sotto i nostri occhi ormai ovunque il rendiconto amaro di una industrializzazione che si è sviluppata in assoluta non cognizione di cosa fosse l'impatto in termini di inquinamento. Certo, c'è stata una bella fantasia immaginare la localizzazione dei più devastanti impianti industriali nei luoghi più belli d'Italia, no? Pensate, individuare i golfi, quello lagunare a Venezia, quello per l'Enicam, quello di Napoli, per l'avventura di Bagnoli, quello di Taranto, quello di Gela, no? I golfi più belli d'Italia, gli specchi di mare più suggestivi di questa parte dell'Europa mediterranea sono diventati i principali attrattori di conglomerati industriali che sono, diciamo così, accumulatori di veleni. Lo sono stati nei decenni della inconsapevolezza, continuano a esserlo oggi, nel momento in cui prendiamo coscienza e dobbiamo operare. Intanto approfitto della presenza del Procuratore della Repubblica di Brindisi per fare un'osservazione. Se è vero che il reato ambientale, per quella che è oggi l'evoluzione delle conoscenze e la coscienza dell'opinione pubblica,
è un reato che ci mutila, ci priva di beni essenziali, ci ferisce nella trama, diciamo, dei nostri diritti, non è possibile immaginare che il codice penale li persegua alla stregua di reati bagatellari, magari da contravvenzionare. I reati ambientali vanno riqualificati dal punto di vista anche della repressione, altrimenti si ingloba nel processo economico anche il costo dell'eventuale multa. E quindi è un problema. Il legislatore che a volte si comporta come chi passa per caso davanti alla realtà deve fermarsi un attimo, deve trarre conseguenze, diciamo, operative da ciò che si vede nella terra dei fuochi, deve trarre conseguenze da ciò che disperati e affannati procedimenti di ricognizione e di investigazione, no, dalla Lombardia di Seveso a Torino a tutta Italia ci hanno rappresentato. Ecco, questo è un primo punto. Andrebbe riflettuto in generale sull'asse diciamo culturale su cui si riorganizza continuamente il diritto penale. Io penso che oggi questa è una sfida, perché anche la qualità della repressione ha a che fare, diciamo, col raggiungimento di obiettivi importanti. Ma è aperto davanti a noi, se posso dire così, il tema del che fare. A fronte di questa condizione, quale quella di una vera e propria tenaglia che schiaccia, che stritola comunità di lavoro e comunità urbane, qual è oggi, diciamo, il percorso vero che va affrontato? C'è chi considera legittimamente che bisogna mettere punto e forse andare a capo, nel senso di considerare non più auspicabili le vocazioni industriali dell'Italia o magari della sua porzione meridionale. Io, finché avrò fiato in gola, continuerò con tutte le mie forze a battermi contro l'idea che il Sud debba rinunciare all'industria, perché penso che questo sarebbe non soltanto una follia autodistruttivo dal punto di vista degli apparati economico-produttivi fondamentali che servono a dare prospettive di futuro a un territorio, ma penso che sia il modo più sbagliato di approfittare dell'implementazione delle conoscenze e della coscienza in materia ambientale. Oggi credo che abbiamo la leva per inaugurare una stagione nuova, che è quella della ambientalizzazione degli apparati produttivi, e di immaginare che c'è di fronte a noi. Io sono, da questo punto di vista, non so, forse segnato da quello che i miei occhi hanno visto proprio a Bagnoli e dall'idea che l'abbandono dell'industria, laddove l'industria ha costruito un percorso importante di presenza e di radicamento, non significa manco per niente l'inizio di una riqualificazione. Il rischio è quello che l'abbandono dell'industria rappresenti la completa opera di desertificazione di un territorio che a quel punto resta soltanto come un immenso cimitero pieno, gonfio di tutti i residui inquinanti che si sono sedimentati nel tempo. Quindi questa è la discussione. Ma naturalmente l'industria, il sistema di impresa, adeguarsi, diciamo così, a non mal sopportare questa nuova
diciamo, provocazione, sfida che riguarda l'umanità intera, quella che io chiamo la conversione ecologica. Nella mia testa, ma di questo non parlerò, ecologia è il nome nuovo di economia. L'ecologia non può essere il correttivo domenicale di un modello economico che nei giorni feriali è devastante di valori troppo preziosi, che sono i valori della qualità della vita, della qualità dell'ambiente, della qualità della salute. Non so se mi spiego. Noi siamo chiamati veramente a compiere una svolta radicale. Per quello ha fatto male l'Enel qui a Brindisi a ribellarsi alla richiesta che noi abbiamo fatto di sottoposizione alla valutazione di danno sanitario anche il quadro dell'autorizzazione integrata ambientale che riguarda quel gruppo così importante. Lo dico non con uno sguardo punitivo, noi ci siamo arrabattati, diciamo, a fronte di uno Stato latitante, se posso dirlo, no? Ci siamo, come posso dire, ingegnati a dare il nostro contributo. Vorrei non esserne mai pentito di questo. Cioè, ci siamo ingegnati a immaginare che l'emergenza di una problematica ambientale seria, quand'anche non affrontata nella cornice, diciamo, propria, quella del recinto del lavoro del legislatore nazionale, dovesse trovare in noi una risposta. Noi l'abbiamo scritta una legge considerata all'avanguardia come Regione Puglia sull'abbattimento delle diossine. No, pensate, una norma di legge senza averne la competenza e con la paura di essere portati davanti alla Consulta. Chi vi sta parlando viene sistematicamente bocciato dalla Corte Costituzionale, e ha ragione la Corte Costituzionale, ma non sa che altro fare, perché se io voglio per esempio evitare che l'ingresso nell'era della green economy e delle energie rinnovabili determini, diciamo, un'aggressione sistemica nei confronti del territorio, e vedo che il sistema di impresa è fatto di imprese ma anche di venditori di procedimenti autorizzativi, allora che faccio? Faccio la moratoria dell'eolico per un anno, la Corte Costituzionale mi boccia, e di fronte al fatto che il governo si è dimenticato di emanare le linee guida sul rinnovabile, che faccio? Costruisco una legge di regolamentazione delle energie rinnovabili e mi viene bocciata. Allora più modestamente faccio un regolamento regionale e mi viene bocciato anch'esso. Quindi capite bene che è una situazione complessa quella legata alla titolarità. Tuttavia, noi sulla diossina abbiamo normato, in un quadro nel quale abbiamo dotato la Puglia di 15 parchi, perché avevamo anche quella emergenza, eravamo sotto infrazione comunitaria perché non avevamo corrisposto alla regola, diciamo, delle quote di territorio da preservare dai processi di antropizzazione. Dovevamo correre perché avevamo l'infrazione comunitaria nelle bonifiche dell'altro sito inquinato di interesse nazionale che è Manfredonia. Beh, insomma, ce la siamo cavata, visto che la bonifica e la messa in sicurezza di una discarica senza spostare le 700.000 tonnellate di rifiuti speciali lì localizzate e con tecnologie nuove è stato un successo. Ma ci siamo occupati anche dei veleni. È stato la diossina, è stato il benzapirene, di questo non parlerò, ma poi la considerazione è diventata un'altra, e su questo voglio concludere. Che cosa sono i limiti emissivi? Sono delle convenzioni, ecco, questo è il punto, cioè è fissare, perché naturalmente quello è il livello di maturazione della coscienza, delle conoscenze, quindi si fissa un limite emissivo, che non è certo l'undicesimo comandamento, che non ha
un committente divino, che è un committente che è la politica. Ma i limiti emissivi sono convenzionali, e qualora si dimostri nell'osservazione empirica o nel corso dei monitoraggi che un'azienda, sia pure nel rispetto dei limiti emissivi, produce una forma di inquinamento dal punto di vista giuridico compatibile quindi col quadro delle norme, ma che secondo cognizioni epidemiologiche lesivo dell'esercizio del diritto alla salute, uno dice me ne frego del limite emissivo e immagina che la valutazione del danno sanitario sia più importante di qualunque elemento convenzionale nel dire qui bisogna cambiare, qui bisogna introdurre una modifica tecnologica. Badate, non so se è chiaro, io degli anni miei ricordo soprattutto la solitudine su tutte le trincee in cui con i miei collaboratori e innanzitutto con un uomo di scienza, con un uomo con la schiena dritta, come Giorgio ha accennato, un uomo a cui io porto una stima infinita, perché vedete, nella sua condizione, essere stato sempre non simpatizzante per il lavoro privato, non aver mai accettato contratti con multinazionali, essere rimasto sempre uno scienziato militante nello spazio pubblico di esercizio dei suoi doveri, di averlo fatto innamorato del suo lavoro. Ecco, io conservo l'emozione dei giorni in cui ci incontriamo per decidere di dare battaglia contro grandi gruppi industriali, ma non contro la pigrizia culturale dei grandi gruppi industriali. Non è facile, perché noi non siamo protetti come i grandi gruppi industriali. E però in quei giorni, quando ci diciamo allacciamoci le cinture, come nel film di Ferzan Ospetek, io trovo il gusto del lavoro che faccio, il senso del lavoro che faccio, che è sempre la sfida nei confronti di chi ha paura di cambiare il mondo. Qui nel nostro piccolo, il mondo abbiamo provato a cambiarlo.